Eccoci, ben ritrovati alla seconda parte di questo nostro HR Forum che introduciamo con una nuova tavola rotonda dal titolo Digital First. Che cosa saremo senza il digitale, ma soprattutto che cosa avremmo fatto senza il digitale durante i 2 anni della pandemia? Non so se avete visto sui social, su YouTube, dei video veramente carini, divertenti, in cui si raccontava come la pandemia sarebbe stata vissuta negli anni 80 e 90 senza le connessioni, senza il digitale. Sarebbe stata davvero dura, ma per fortuna, insomma, nel nuovo millennio siamo riusciti comunque a mantenere una connessione proprio grazie attraverso la tecnologia. Tecnologia che è uno strumento sempre più importante non solo nella nostra quotidianità ma anche nel mondo del lavoro. Lo è per le aziende, lo è naturalmente per i lavoratori, uno strumento che ha consentito appunto nuove forme di lavoro come lo smart working, e lo è anche per i professionisti delle risorse umane, per gli HR manager, perché attraverso gli strumenti tecnologici i big data, gli analytics riescono a incorporare una serie di dati, di informazioni che riguardano appunto sia le aziende che i lavoratori, e a trasformarle in informazioni utili per delineare, ecco, il percorso del lavoratore, come proprio se fosse una sorta di viaggio, e intercettare in maniera sempre più scientifica, oserei dire, ecco, i bisogni e le necessità. Ma a proposito di bisogni e di necessità dei lavoratori del futuro, voglio citare, ecco, i dati che arrivano da una survey di Oracle svolta nel 2021. Su circa 15.000 partecipanti C-level HR manager che lavorano full time in azienda, è emerso che il 43% sacrificherebbe parte del proprio salario a fronte di maggiori opportunità di sviluppo professionale e personale che si differenzino dal puro aspetto retributivo e si concentrino invece sul bilanciamento vita-lavoro, benessere psicologico e flessibilità. Nuovi bisogni, naturalmente, nuove strategie di gestione, e di questo si devono occupare gli HR manager del futuro. Quindi cerchiamo di comprenderne un po' di più attraverso appunto questa tavola rotonda che si chiama Digital First, tecnologie e piattaforme per gestire i processi aziendali. Lo faremo con Fausto Fusco, Chief People and Culture Officer BIP. Prego naturalmente di salire sul palco. E poi Massimo Giannini, Human Capital Account Manager di Oracle. E Marco Monga, Human Capital and Organization Director, Istituto Italiano di Tecnologia. Benvenuti a tutti e tre. Ecco, parto innanzitutto da Fausto e da Marco, chiedendovi, ecco, se vi ritrovate nella premessa che abbiamo fatto, insomma, della centralità del digitale nel nuovo mondo del lavoro. Prego, iniziamo pure da Marco. Sì, buongiorno a tutti intanto, grazie. Mi trovo moltissimo, anche perché credo che le cose di cui lei adesso ha accennato siano ancora molto correlate a quelle di cui si è parlato stamattina, quindi benessere, ingaggio e quant'altro. Una delle tante cose che il digitale ci consente di fare molto bene è proprio sviluppare, per esempio, quel concetto di cui si è parlato oggi, menzionandoli in tante forme, smart working, lavoro da casa, agile, eccetera, che poi sono tutte cose molto diverse, però l'aggettivo smart ha un significato molto preciso, significa intelligente. La versione che abbiamo vissuto dello smart working durante la pandemia ha ben poco di intelligente. Era una versione emergenziale che evidentemente sfruttava le tecnologie per consentire un lavoro da remoto, però a livello poi di processi e procedure di fatto le organizzazioni non erano tutte così pronte a gestire questo tipo di modalità. Perché il lavoro diventi davvero intelligente c'è un fattore determinante che grazie alla tecnologia sarà possibile implementare sempre di più nelle organizzazioni, che è il lavoro asincrono, cioè la possibilità di dare del tempo, o meglio la libertà di dare il tempo a disposizione delle persone per stabilire quando gestire la prestazione, quando fare le cose. Il lavoro asincrono è certamente
che non può ovviamente coprire il 100% delle attività, è però sicuramente una versione molto più intelligente del lavoro di quella che abbiamo visto negli ultimi 2 anni. Poi magari dopo ci torniamo anche meglio per parlarne, però voglio dire, dobbiamo anche ricordarci che noi siamo anche un paese manifatturiero, quindi in realtà noi stiamo parlando di una parte della popolazione lavorativa, non di tutti, quindi da questo punto di vista poi le tecnologie devono anche essere lette e interpretate per come migliorano le condizioni di lavoro, le modalità di lavoro anche di chi deve lavorare in una linea di produzione che evidentemente ha dei vincoli maggiori. Tornando però alla domanda che faceva, per chiudere velocemente, quindi sicuramente sono d'accordo, le tecnologie sono un grande facilitatore, un grande abilitatore di benessere all'interno delle organizzazioni, perché appunto possono contribuire a quel famoso concetto di work-life balance che è un po' la chimera a cui tutti ambiamo, e dall'altra parte credo che abbiano anche un grande ruolo nello sviluppo dell'employability delle persone, perché grazie alla tecnologia le persone possono sviluppare competenze e professionalità sempre di più su elementi di valore che poi possono essere capitalizzati all'interno delle organizzazioni molto meglio rispetto al passato. È banale da dire, ma è così, voglio dire, tanto più le tecnologie svolgono in supporto o in sostituzione delle persone attività di basso valore aggiunto o comunque ripetitive, maggiore sarà la possibilità per le persone di specializzarsi ed evolvere professionalmente verso profili più alti che poi hanno proprio una spendibilità sul mercato che è certamente un elemento essenziale in un mondo di destrutturazione del welfare in senso tradizionale, dove quindi l'employability è un elemento fondamentale per la lunga vita lavorativa che abbiamo tutti davanti. Ecco, la tecnologia appunto ci consente, ci consentirà sempre di più di implementare nuove forme di lavoro, quindi sicuramente è un grande alleato per il mondo delle aziende, per il mondo degli HR, però c'è anche un aspetto diciamo oscuro della tecnologia, possiamo così definirlo, che ruberebbe, però sottrarrebbe il lavoro alle persone sostituendosi in pratica ai lavoratori, quindi insomma c'è ancora questa doppio volto. Da una parte sicuramente un aspetto positivo, dall'altro però i timori che la tecnologia poi vada completamente a sostituire la mansione umana. Fausto, ecco, che cosa ne pensi? Ma io onestamente penso che questo sia un rischio reale ma residuale, mettiamola così, dal mio modestissimo punto di vista, nel senso che la percezione che noi abbiamo come consulenti, perché tanto buongiorno a tutti, noi facciamo consulenza manageriale, consulenza digitale, la percezione netta che noi abbiamo è che poi in realtà l'evoluzione ci porterà e ci sta già portando in realtà a cercare di avere la massima flessibilità nell'approccio, diciamo, ai sistemi di gestione delle risorse umane che noi possiamo implementare, il che significa ovviamente dover scendere a un secondo livello. Io sono molto d'accordo con quello che diceva Marco, e sporcarsi le mani, cioè bisogna entrare dentro le aziende, capire qual è il business, qual è la cultura aziendale, qual è il tipo di organizzazione, e quindi tra virgolette sporcandosi le mani si capisce che poi non possiamo permetterci dei sistemi che abbiano, e questo penso che sia una tendenza ormai molto consolidata, tantissimi lock-in, cioè tantissimi vincoli che una volta entrati dentro ci portiamo avanti per 10 anni o 20 anni, ma neppure per 3 anni, perché le aziende e il mondo stanno cambiando talmente velocemente, e questo lo vediamo nell'evoluzione anche delle tecnologie, per cui ormai anche nelle tecnologie che gestiscono le risorse umane parliamo di, diciamo, di uno scenario molto ibrido, dove ci sono le grandi piattaforme ma ci sono anche tanti sistemi che stanno nascendo, che devono necessariamente integrarsi con queste piattaforme, che sono i sistemi low code, che sono gli algoritmi, il mondo degli algoritmi banalmente. Questo è già realtà, ma perché evidentemente l'azienda, quando parla di sistemi, dalle cose più tradizionali, io stamattina prima di venire qui parlavo con dei colleghi di sistemi di incentivazione, dell'MBO banalmente, evidentemente in sistemi di incentivazione, in sistemi di rewarding, in sistemi di gestione delle risorse umane più in generale, vogliono trasmettere una cultura, un'impostazione, tenendo presente però quello che è il sostrato umano, e quindi cercando di cogliere le specificità di quel sostrato umano che è evidentemente diverso da un'azienda all'altra. Per fare questo non possiamo permetterci di avere
dei sistemi, degli approcci iperstandardizzati con tantissimi vincoli e con tantissime cose che poi ci dobbiamo trasportare per decenni. Non è più un approccio, è un approccio che forse fino agli anni 80, fino agli anni 90, forse anche i primi 2000 poteva essere valido. Oggi è un approccio necessariamente ibrido anche su questo tipo di terreno. Certo, chiarissimo. Massimo, ecco, io vorrei tornare invece sul, appunto, i dati del sondaggio di Oracle, li ho citati prima, il 43% appunto dei 15.000 partecipanti coinvolti sacrificherebbe il proprio salario per concentrarsi invece su altri aspetti, il bilanciamento vita-lavoro, il benessere psicologico e la flessibilità. Ecco, vuoi commentare innanzitutto questi risultati? Beh, innanzitutto buongiorno a tutti. Comincerei con una battuta. Se fossi un HR director vorrei conoscere queste persone che rappresentano il 43%. No, battute a parte, partirei da un altro dato. No, questo è un grido di dolore, fatemi dire. Sempre da questa survey volevo sottolineare il fatto che circa il 30% dei partecipanti a questa survey sono europei, quindi non è la solita analisi focalizzata sugli Stati Uniti, che c'è un 70% di questa base intervistata che dice di sentirsi bloccata nel suo sviluppo professionale e a causa anche del remote working, anche personale, no? Visti gli impatti sulla vita privata. E quindi che c'è un dato che noi stiamo vedendo rispetto ai nostri clienti inequivocabile, che è quello di dover necessariamente mettere la persona al centro. E vista la complessità del mondo del lavoro, della sua velocità, dei cambiamenti e di tutti gli altri elementi di complessità in gioco, pensiamo alla diversity o la gestione di una forza su base globale, no? La diversità degli inquadramenti e così via, un supporto digitale è a questo punto necessario per poter gestire le risorse umane rispetto a tutti questi accadimenti. E la parte che vediamo più importante che ci chiedono i nostri clienti è la possibilità di poter far accedere e contribuire alle informazioni e ai processi da parte di tutti. Come questo si può fare? Il digitale può venire incontro in un modo solo, nascondendo la complessità della tecnologia e permettendo di poter appunto accedere e contribuire a processi, semplicemente a inserire informazioni o recuperarle dalle applicazioni in modo semplice. Come? Minimizzando al massimo la necessità di formazione. E quindi vediamo che il trend è quello di, quello che stanno facendo i nostri sviluppatori, creare applicazioni che possano prendere dall'esperienza delle persone, che è l'utilizzo di soluzioni pensate per un consumer. Io vado su Amazon e con tutta tranquillità, senza dover imparare, faccio e raggiungo il mio obiettivo. Il digitale deve essere in grado di fornire questo, e questo è quello che ci chiedono le aziende. Quindi in questo senso, ecco, anche lo sviluppo dell'intelligenza artificiale può dare spinta e progressione a tutto il mondo appunto della tecnologia applicato agli HR. Allora, questo è un passo successivo, no? Quindi se è possibile riuscire a creare un'esperienza utente, fatemi dire utente, ma l'utente è non solo è la persona, quindi può essere il dipendente, il manager, l'executive che vuole leggere i fenomeni. Questo è un secondo passo. Al crescere della complessità, l'intelligenza artificiale può aiutare un HR a riuscire a focalizzarsi nella lettura dei fenomeni piuttosto che nell'eseguire dei compiti, fammi dire, amministrativi. L'intelligenza artificiale è sicuramente un secondo passo che richiede, cioè quindi che libera
diciamo, risorse, ma richiede un cambio di competenze, di capacità di gestire queste soluzioni. Ecco, richiede un cambio di competenze, innanzitutto appunto delle competenze specifiche, rientriamo nell'ambito delle hard skills, cioè la capacità di utilizzare dei nuovi strumenti, delle nuove piattaforme, però anche dall'altra parte la capacità di analizzare questi dati, perché il dato puro in sé non ci insegna molto se non c'è una sensibilità umana che riesce a percepirlo. Quindi ecco, c'è un doppio sviluppo insomma delle nuove competenze, così? Allora sì, ma qui mi rilascerei a una cosa che ha sottolineato Mercuri nella sua esposizione precedentemente, no? La necessità di avere competenze per poter leggere i dati, perché sennò il rischio è che i dati non si trasformino in informazioni, questo in primo luogo, o che diano informazioni e non facciano emergere i fenomeni che invece sono critici per l'organizzazione che li sta leggendo, no? Perché non tutti gli indicatori di performance tutti i fenomeni sono identici organizzazione per organizzazione. Quindi sì, in un primo luogo c'è la necessità, lui dice, Mercuri ha detto, ibridando competenze che vengono da altre aree aziendali. Comunque sì, c'è una necessità per poter fare questo salto di sviluppare questa capacità. Non lo chiamerei un HR data scientist, non lo so se è un HR, magari appunto, come diceva Mercuri, viene da un'altra area aziendale. Il secondo spunto, Fausto, l'ha detto poco fa, sulla base della tua domanda, ma la tecnologia ruba posti di lavoro? Se non si è in grado di fare il salto, sì, è sicuro, questo è certo, no? Quindi questa capacità di leggere i fenomeni poi, a nostro avviso, deve permeare l'organizzazione, quindi non deve rimanere, l'HR deve essere capace di guidare e indicare, ma poi questa competenza deve permeare l'organizzazione, sicuramente sui manager che operativamente declinano le policy e le procedure HR, e che poi permettono di vedere qual è in un circolo di retroazione i riscontri poi sul campo delle attività. Fausto diceva bisogna sporcare, noi HR dobbiamo sporcarci le mani, no? Quindi l'intelligenza artificiale può guidare, può indicarci delle aree da sondare e approfondire, ma poi dietro ci deve essere, almeno ad oggi, l'intelligenza umana per poter capire quello che l'intelligenza artificiale mi sta indicando. Ecco Fausto, torno da lei proprio su questo tema, sulla differenza tra hard skills e soft skills a questo punto, perché ci vogliono appunto delle competenze tecniche specifiche, ma anche delle competenze umane che riguardano non solo l'interpretazione, ma l'ascolto poi del dipendente, e quindi la capacità anche empatica nei confronti del dipendente e naturalmente anche del datore di lavoro e la funzione di intermediazione tra le varie parti. Che cosa sarà più importante nel futuro, secondo lei, tra queste due grandi macro aree? Ma io non avrei nessun dubbio, nel senso che tutti gli indicatori ci dicono che le soft skill e la capacità di affrontare i cambiamenti, la resilienza, il problem solving, tutta quest'area sarà assolutamente determinante e sarà, ed è già, non è un qualcosa che stiamo prevedendo per il futuro, ma è qualcosa che stiamo già vivendo da qualche anno ed è quella che ci permettere di essere più resilienti ai cambiamenti. Le skill tecniche, intese come skill da quelle di programmazione piuttosto che altro tipo di skill, per loro natura sono evidentemente soggette a obsolescenza, perché noi oggi vediamo anche nei campi più tecnici possibili, noi abbiamo un numero di data scientist impressionante, ormai in Italia abbiamo dei team
siamo partiti da 5-6 persone, ormai abbiamo centinaia di data scientist, di data engineer, di cyber security specialist, però vediamo che in realtà, basta guardare LinkedIn, tanto per citare una fonte, le competenze di questi gruppi di lavoro stanno cambiando velocissimamente, a cominciare da linguaggi, le cose su cui stanno investendo le aziende e le università che pian piano, diciamo, cercano di adeguarsi a queste cose, stanno cambiando molto velocemente. Allora la cosa fondamentale è avere sicuramente un approccio, chiamiamolo T-shape, dalle competenze, nel senso che ci deve essere una fondamentale abilità trasversale di capire il contesto, di avere business acumen, di fare problem solving, di interpretare i dati, di fare delle azioni data driven e così via, che sono abilità trasversali, con delle competenze tecniche che probabilmente sono quelle più soggette, ripeto, all'obsolescenza, ma anche qui in qualche diciamo intervento precedente si diceva anche l'HR stesso queste cose, sta cambiando radicalmente questo mestiere, perché dentro un mestiere di HR ormai ci sono a tutto tondo competenze di project management, competenze di comunicazione e marketing, competenze di integrazione anche di processi che tipicamente non erano HR. E poi soprattutto mi viene da dire, una delle cose, a me viene sempre da dire che alcune cose mi riportano alla mente il back to basics, che alcune cose fondamentali le conosciamo già, le dobbiamo solamente reinterpretare alla luce dei cambiamenti e del contesto che cambia. Un HR una volta, 25 anni fa, 26 anni fa, quando ho cominciato io, probabilmente, io ho fatto prima il consulente e poi l'HR, diciamo che poteva lavorare in aziende estremamente diverse perché faceva un mestiere molto unico. Io ho lavorato in banca, ho lavorato per un'azienda dell'energia, ho lavorato in consulenza, quindi in aziende estremamente diverse, però facevo l'HR ed era un mestiere. Oggi questa cosa è totalmente scomparsa, perché la prima cosa da capire, magari sembra banale, è che non è tanto, ancora prima di capire che l'azienda è molto diversa, che è un contesto competitivo diverso, è proprio l'approccio, la cultura e l'obiettivo dell'azienda che può essere, che può cambiare completamente il nostro mestiere. Cioè ci sono aziende che giocano un certo tipo di sport dove si può giocare anche per il pareggio, per fare una metafora, no? E poi magari al 90esimo ti fanno gol, sono stati sempre in difesa e purtroppo ne sappiamo qualcosa anche noi. Ci sono altre aziende che quella partita non la possono giocare perché devono necessariamente segnare un gol in più dell'avversario, oppure che devono giocare a un altro sport dove si vince solamente facendo un gol in più dell'avversario, dove il pareggio non esiste. Sono cose molto diverse, cioè sono tensioni molto diverse, perché questo fa capire quanto è importante per un'azienda o per l'altra giocare un certo tipo di partita oppure avere un certo tipo di tensione dove il business ti porta ad avere, per esempio sul recruiting o sulla crescita professionale, sulla formazione, una tensione che è totalmente diversa dal primo campo. Questo sembra una banalità, ma probabilmente come basics facciamo ancora fatica a, diciamo, a portarlo a terra tante volte. Ecco, nel suo intervento ha toccato un punto molto interessante a mio parere, quello che riguarda la formazione proprio scolastica universitaria, nel senso che sempre di più ormai, proprio grazie anche allo sviluppo della tecnologia, si consiglia ai ragazzi, insomma, di intraprendere dei percorsi di tipo più scientifico, tecnologico, a discapito invece delle materie umanistiche. Ma secondo lei, ecco, un HR manager da dove dovrebbe provenire? Da un corso di filosofia o da uno di organizzazione aziendale, visto appunto le diverse varie competenze che deve saper gestire? Ma a me non dispiacerebbe, e ci sto anche provando, diciamo, in qualche modo, avere in un team di risorse umane, in BIP abbiamo un team di risorse umane di più di 100 persone, quindi siamo tanti, che abbia un mix di queste cose, perché a me non dispiacerebbe affatto avere degli ingegneri gestionali in HR, proprio. Anzi, li cerco in modo, come dire, assolutamente, tanto per citare una categoria che sembra molto lontana. Perché? Perché l'ingegnere gestionale innanzitutto conosce molto bene le logiche organizzative, conosce molto bene, ha studiato i processi di supply chain. Faccio un esempio. I processi di supply chain, quindi
che vanno dalla logistica, dall'approvvigionamento delle materie prime, dalla gestione dei semilavorati, da dove metti il decoupling point per, fino ai prodotti finiti, quando hai un prodotto finito, sembrano una cosa totalmente diversa da un'azienda che fa consulenza come noi. È esattamente la stessa cosa del processo di recruiting per un'azienda di consulenza, uguale, la stessa cosa, perché un processo di recruiting per un'azienda di consulenza come noi, che assume 1600 persone in un anno, deve decidere come agire, avere una logica push o pull nella ricerca dei profili. È la stessa cosa che fa un'azienda che produce lavatrici, e ne so qualcosa perché ho fatto 6 anni in un'azienda di elettrodomestici, quando affronta la supply chain. È esattamente la stessa cosa, un ingegnere gestionale può essere molto utile. Poi ci servono le persone laureate in materie non STEM, filosofi assolutamente, di letteratura, diciamo di estrazione umanistica, sicuramente, perché il recruiting è un'arte ormai che sta a metà tra l'umanistico e l'interpretazione dei dati, qualcuno dice anche la magia, ma lasciamo stare la magia. Quindi, se devo dire, a me piacerebbe molto avere veramente un team molto mixato rispetto a queste competenze. È chiaro che oggi si fa ancora molta fatica ad attirare dei profili STEM in questo tipo di cose, banalmente perché la priorità magari viene data per i profili STEM, che sono pochi, che sono scarsi, al business e quindi alla, nel nostro caso alla consulenza, e quindi è chiaro che c'è sempre un balance da fare, però non avrei dubbi che la tendenza è sempre di più quella. Poi ci sono anche, cito anche un caso esattamente il contrario, dove noi facciamo esattamente per profili non STEM, ma penso che tanti si siano organizzati in questi anni per farlo, facciamo una sorta di bootcamp per formarli su competenze tecniche e prepararli a fare i consulenti, e quindi mettere, come dire, all'interno di una professionalità acerba, di un neolaureato in materie filosofia, letteratura, scienze politiche, sociologia, tutto quello che può essere non STEM, dei rudimenti di, in 4 settimane con un mini master super accelerato, lo facciamo col Politecnico di Milano perché evidentemente cerchiamo l'eccellenza, dei rudimenti per poter fare i consulenti anche su materie tecniche, sempre per quel principio che le competenze, il format T-shaped, quindi competenze trasversali con alcune competenze tecniche, sono quello che ci porterà verso il futuro. Insomma, sistema ibrido anche per quanto riguarda la selezione del personale. Ecco Marco, io invece volevo tornare con lei proprio al digital first, cioè all'utilizzo della tecnologia, e chiederle magari anche dei casi pratici, dove, in che fase del processo aziendale la tecnologia, i dati che arrivano attraverso la tecnologia è più utile, più rilevante. Ad esempio, non lo so, nell'onboarding, quando un nuovo dipendente entra a far parte dell'azienda, durante invece la fase lavorativa, per analizzare che cosa funziona e che cosa no all'interno del processo lavorativo, oppure ad esempio nella fase del termine, insomma, dell'esperienza all'interno di un'azienda, tutta una serie di dati che portano a verificare che cosa ha funzionato e che cosa meno in questo viaggio, lo possiamo chiamare così ormai, dell'esperienza del dipendente, del lavoratore all'interno della realtà che si appresta poi ad abbandonare. Ecco, dove i dati, in che punto, insomma, i dati che ci arrivano dalla tecnologia ci possono veramente aiutare? Allora, proviamo a dividere la domanda in 3 parti. Quali sono le attività, i processi o meno, che possono essere agevolate dalla tecnologia? In quale modo noi possiamo utilizzare i dati che poi ne derivano? E qual è l'effetto sulle persone? Perché credo che se noi dovessimo ragionare in termini generali, uno potrebbe dire che la tecnologia può andare dappertutto. Anzi, noi viviamo immersi nella tecnologia quasi sempre, tranne quando siamo in ufficio, tendenzialmente. Lì ce n'è un po' di meno. Però quando siamo a casa, quando siamo in auto, quando siamo con gli amici, quando prenotiamo le vacanze, quando andiamo al ristorante con il QR code, godiamo il menù, viviamo già immersi nella tecnologia. Poi nelle organizzazioni questo è un po' meno vero, poi ci sono organizzazioni molto più avanti, molto più evolute, e organizzazioni che sono un po' più indietro. Quindi se c'è un gap tecnologico nella nostra esperienza di vita, oggi questo lo vediamo
dove, come dire, penalizzando l'aspetto professionale, che è esattamente l'opposto di quello che accadeva 10-15 anni fa, quando tutti avevamo il PC in ufficio, forse un po' più di 15, tutti avevamo il PC in ufficio e pochi ce l'avevano a casa. Quindi quello che noi oggi dobbiamo fare è introdurre all'interno dell'esperienza professionale, dell'esperienza di lavoro, dell'esperienza di vita che una persona fa mentre lavora, non al lavoro, mentre lavora, perché abbiamo già detto prima che poi in realtà la prestazione può essere anche svolta altrove rispetto all'ufficio. Dobbiamo introdurre per quanto possibile elementi di tecnologia che in qualche modo risuonano già nelle abitudini delle persone. E questo è, è l'impatto, come dire, legato alla cosiddetta employee experience, che è quella che poi può produrre benessere e gratificazione. Perché io sono d'accordo con tutto quello che ho ascoltato, però diciamo in termini più provocatori forse che altro, però dico rispetto all'ipotesi di mettere l'organizzazione al centro, che è una cosa che sento dal 2 gennaio 90 quando ho iniziato a lavorare, io quello che affermo è dove dobbiamo mettere le persone al centro dell'organizzazione. Io affermo esattamente l'opposto, noi dobbiamo mettere l'organizzazione al centro delle persone, cioè far sì che l'esperienza professionale si, come dire, integri sempre di più con tutte le altre esperienze che noi facciamo nella vita sociale o privata in senso lato. Quindi, tanto più noi riusciamo a introdurre tecnologia, meglio riusciamo a incidere sull'employee experience. Poi, a livello di dati, chiaramente parlare di HR analytics è più un concetto teorico che pratico, perché i dati che arrivano dai processi che noi gestiamo direttamente sono estremamente pochi. Li conosciamo già, perché non è che abbiamo bisogno oggi di capire chi è presente, chi è assente, chi performa bene, chi performa male, eccetera, eccetera. Banalmente prima usavamo dei grandi fogli d'Excel, magari domani useremo dei database di Oracle, però più o meno sono le stesse cose. Quello che dobbiamo riuscire a fare è integrare i dati che derivano direttamente dai processi che governiamo come funzione, con tutta un'altra serie di set di dati che sono quindi trasversali all'organizzazione, economico-finanziari, di mercato, di business in senso lato, con tutti i dati che arrivano da fuori. Perché poi il punto vero è che noi dobbiamo gestire i dati non per dare qualche posto di lavoro a qualche data analyst, ma perché di questi dati dobbiamo farcene qualcosa. E cosa ce ne facciamo tendenzialmente? Dobbiamo comprendere i fenomeni e, se possibile, costruire scenari predittivi. Per costruire scenari predittivi dobbiamo inevitabilmente cercare correlazioni tra cose che sono distanti tra di loro, apparentemente, ma che in realtà condizionano una con l'altra. Per cui se io avessi un sistema, che non ho e mi piacerebbe avere, se avessi un sistema che mette insieme dati legati alle mie persone, anzianità, presenze, prestazioni e tutto quello che riguarda quindi la vita all'interno dell'organizzazione, con tutti i job post che LinkedIn mette su alcuni profili, piuttosto che con quelli che sono le curve degli stipendi in un certo tipo di mercato, io probabilmente, e altre cose ancora, io probabilmente riuscirei a immaginare, a proiettare nel breve, medio, lungo periodo i rischi di abbandono di alcune persone, piuttosto che la possibilità di dire quanto ci metto se domani vado a cercare un data analyst o uno STEM in generale, che è peggio che trovare il petrolio nel Mediterraneo. Quindi tanto più io riuscissi a costruire un sistema di algoritmi che interpreta dati, crea correlazioni e fa in un sistema di apprendimento continuo il test di te stesso, fino ad arrivare a costruire quindi scenari predittivi affidabili, maggiore è la mia possibilità di usare in modo intelligente questi dati. Quindi la cosa che, e chiudo, la cosa che a mio avviso dobbiamo focalizzare molto bene è che parlare di tecnologia e di digitale nel mondo HR non significa essere tecnocrati, non significa essere tutti orientati verso l'employee experience, significa essere entrambe le cose e tutte le altre cose che possono venirci in mente. Prima lei chiedeva qual è il profilo ideale di chi si occupa di risorse umane. A parte il fatto che risorse umane è sempre stata la funzione più multidisciplinare di tutte quelle che esistono nelle organizzazioni, per ovvie ragioni, c'è il legale, c'è l'amministrativo, c'è chi fa psicologia del lavoro, insomma, è sempre stato così, ma sempre di più la multidisciplinarità è la chiave del successo di qualsiasi attività che noi facciamo. E quindi, a maggior ragione, come diceva Fausto, noi dobbiamo
creare team multidisciplinari. Poi chi guida i team è un tema di leadership, non è un tema di competenza tecnica, è un'altra cosa. Quindi da questo punto di vista noi dobbiamo essere in grado di governare i processi di digitalizzazione delle organizzazioni e quindi di fatto rendere sempre più, come dire, inscindibile la competenza delle persone, cioè di chi si occupa di persone, con la competenza dell'organizzazione. Questo forse è la principale o una delle principali, come dire, conseguenze di questo processo di digitalizzazione. Oggi chi fa organizzazione non può essere diverso da chi si occupa di capitale umano, inevitabilmente. Ecco, la digitalizzazione sicuramente aiuta poi anche a cercare di colmare il gap tra domanda e offerta, perché c'è anche questo problema, cioè ci sono magari delle figure che vengono ricercate dalle aziende che però poi non si trovano, che scarseggiano all'interno del mercato del lavoro. E quindi ecco, chiedo a tutti e tre i nostri ospiti, abbiamo discusso adesso delle competenze che deve avere l'HR manager nel presente e del futuro, ma dalla parte dell'HR manager invece, quando cerca i nuovi profili, che cosa cerca esattamente, se doveste dire un'abilità, una qualità del lavoratore del futuro che trovate indispensabile? Partiamo da Massimo. Allora, faccio riferimento a due esempi, uno relativo a un utilizzo dell'artificial intelligence proprio sul sourcing dei candidati, e poi su un pilota relativamente invece a, come diceva Fausto, questo mondo delle competenze che appena le catturo sono già cambiate e modificate. Quindi sul cosa cerca un manager? Secondo me cerca la possibilità della conferma che certi suoi modelli che hanno funzionato nel passato funzionino anche per trovare le risorse nel momento che le sta cercando. Quindi l'intelligenza artificiale cosa permette di fare? Di verificare, beh, innanzitutto, partendo dai profili delle posizioni vacanti ricercate, sia internamente all'organizzazione che esternamente, di identificare, diciamo, i candidati più qualificati e capirne poi gli impatti, no? Quindi lo trovo internamente ma devo riskillarlo, oppure non posso staccarlo da un progetto o da una organizzazione. Lo trovo all'esterno, cosa vorrei fare? Vorrei che il sistema mi aiutasse a dire: guarda, riesco a predire che questi candidati avranno una maggior probabilità di successo all'interno dell'organizzazione. Come lo fa l'intelligenza artificiale? Va a verificare, ad esempio, rispetto a dati non di recruiting ma di performance, profili che hanno delle caratteristiche identiche al candidato che si è proposto e che hanno avuto una performance negli ultimi 2 anni superiore alla media. Allora il sistema mi le evidenzia, poi magari non li seleziono, ma l'intelligenza artificiale fa anche questo. Questi candidati hanno delle caratteristiche simili a tue persone, delle quali hai fatto onboarding 2 anni fa, e che con queste caratteristiche, ne so, l'università di provenienza, il tipo di percorso, le competenze e così via, si sono dimostrati migliore della media. E questo è un esempio, e molti clienti anche in Italia stanno già utilizzando questo strumento. Invece sul tema di alcuni piloti che abbiamo in giro per il mondo, parliamo di dynamic skill, quindi la possibilità, e qui mi riallaccio un po' a quello che ha detto Marco, no? La possibilità di riuscire a integrare i dati che rappresentano la mia organizzazione con dati che vengono dall'esterno. Allora, questo pilota sta utilizzando una skill inventory di circa 150.000 skill che è gestita da una delle 3 più grandi società di consulenza HR del mondo. E quindi ha questa inventory di 150.000 skill rimappate su circa 2-3.000 ruoli, e quindi l'intelligenza artificiale cosa fa? Cerca di normalizzare quello che è il modello professionale, quindi il dizionario delle competenze, profili dei ruoli eccetera eccetera dell'organizzazione che le sta utilizzando, con questo database esterno
che tra le altre cose dice, attenzione, queste competenze stanno cambiando, i profili che tu hai stanno diventando obsoleti perché, ad esempio, l'HR del futuro non avrà dentro uno che è l'HR Data Scientist, ma avrà ogni singolo HR una competenza che è quella di essere capace di leggere i dati. E quindi ti dà, indica tutta una serie di modifiche del tuo modello professionale. Dall'altra parte cosa fa? Va direttamente sulle persone e sempre sulla base dei profili attesi dai ruoli che ricoprono, dai loro profili, dai profili di competenze che possiedono e dalla storia professionale, va a suggerire opportunità di nuove possibilità di mansione, di carriera, piuttosto che banalmente delle possibilità di reskilling o formative. Questi sono due esempi. Quello che dicevo sul Best Fit Candidate, abbiamo tanti clienti che già le stanno utilizzando, non sto pensando, Fausto dice 1600, a un turnover devo avere 1600 assunzioni l'anno e mi dicevi circa 100.000 curriculum l'anno ricevi, no? Sì, purtroppo quello è solo il numero italiano, l'anno scorso abbiamo ricevuto quasi 90.000 CV, solo in Italia, quindi sicuramente abbiamo superato i 100.000 nel mondo. Quindi appunto immaginare un motore che ti fa una classifica anche sulla base dell'esperienza precedente può aiutare a scremarli, insomma. E, quindi su questo tema potrebbe essere sicuramente uno spunto. Certo, ecco, no, uno spunto molto interessante. Io proprio rubo le sue parole, Massimo, per riformulare la domanda e proporla ai nostri altri due ospiti. Cioè, la tecnologia in fase di recruitment può essere uno strumento predittivo? Ma secondo me sicuramente, fermo restando quello che diceva prima Massimo, secondo me è benissimo che l'elemento umano è imprescindibile, quindi sicuramente sì, la tecnologia può essere uno strumento utilissimo, soprattutto gli esempi che faceva Massimo secondo me sono molto centrati, perché ci fanno vedere un mondo che in realtà è già possibile, no? Nel senso che oggi abbiamo tecnologia, ormai siamo nell'epoca del metaverso, quindi è evidente che quelle cose per un mercato consumer probabilmente in altre forme sono state già fatte, ma la possibilità di matchare, di trovare premendo un tasto il profilo perfetto o i profili perfetti che a me servono per fare un certo progetto, una certa gara, il che significa anche evitare di doverle aprire uno per uno 90.000 CV uno per uno, perché è quello che facciamo in questo momento, e leggerne solamente 30.000, non dico leggerne 5, ma un terzo, sarebbe un vantaggio enorme, fermo restando, e qui vengo alla sua domanda precedente, fermo restando che poi c'è un passaggio secondo me che è assolutamente imprescindibile, che è come facciamo poi a trovare quelle caratteristiche indispensabili per portare l'organizzazione, no, come diceva Marco benissimo secondo me, all'interno della vita delle persone, quell'organizzazione all'interno della vita delle persone, e quindi selezionare le persone che veramente vanno bene per noi. E quindi rispondendo anche alla sua domanda precedente, fatto tutto questo, è chiaro che io, per esempio, per la mia organizzazione, nella mia testa, cerco almeno tre cose fondamentali che non possono, o almeno oggi sarebbe molto difficile far misurare una macchina, che sono la curiosità, imprescindibile per fare consulenza, l'umiltà, perché devo avere l'umiltà per poter imparare, e forse anche un minimo di sfrontatezza, perché per fare il consulente devo metterci sempre la faccia, devo comunque andare di fronte a un cliente, no? E quindi, e che non sono però caratteristiche che valgono magari nell'Istituto Italiano di Tecnologia o in Oracle, perché facciamo mestieri diversi, perché l'organizzazione ha una cultura diversa, perché vogliamo raggiungere obiettivi diversi e forse giochiamo partite diverse, no? Perché il grado di competitività del mercato con cui ci riferiamo è diverso, perché i competitor sono diversi, il grado di maturità del mercato nel cui agiamo è diverso, eccetera, 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 perché ci sono tutta una serie di cose. Quindi è chiaro che anche qui la tecnologia, secondo me, in alcuni casi addirittura può diventare più che abilitante, no? Quindi può diventare veramente un driver di cambiamento importante, perché poi la tecnologia per tanti anni si diceva nell'approccio classico della consulenza, io prima penso ai processi, poi li metto a terra la tecnologia, la scelgo. In realtà stiamo arrivando a un'epoca dove la tecnologia in alcuni casi veramente può diventare
un fattore di cambiamento importante, di accelerazione, un driver, fermo restando che non può sostituire in toto, neppure per sogno, quella parte imprescindibile di caratteristiche umane che poi fanno la differenza tra un data scientist che può fare il suo lavoro benissimo in Oracle o all'Istituto Italiano di Tecnologia, ma magari non lo può fare in BIP, o al contrario, evidentemente lo può fare benissimo in BIP e non può farlo all'Istituto Italiano di Tecnologia. Questa è la differenza. Chiarissimo, ecco, Marco, a lei insomma la parola definitiva in questa tavola rotonda. Mi butto giù. No, soprattutto sul discorso molto interessante, ecco, sulle caratteristiche dell'umiltà, della sfrontatezza e della curiosità che non possono essere misurate e quantificate. Invece appunto la tecnologia può dirci se ad esempio un lavoratore che entrerà all'interno dell'azienda sa svolgere o potrà svolgere un determinato compito, ma magari non ci può dire che tipo di rapporto avrà con i suoi colleghi, che come si rapporterà con i suoi superiori. Insomma, ci sono dei limiti. No, la tecnologia non ce lo può dire, ma la tecnologia istruita forse sì, perché io sono perfettamente d'accordo sulla questione delle competenze tecniche, che sono ovviamente alla base, come dei mestieri, però tutto sommato mi interessa poco sapere se questa persona può fare bene quel mestiere oggi per una competenza tecnica che è già una commodity nel momento in cui la compro, tra virgolette. Quindi quello che a me interessa in modo, poi è chiaro che la guardo e la misuro, ci mancherebbe altro, però quello che mi interessa in particolare proprio sono invece altre dimensioni. Volevo solo fare un piccolo passo indietro, poi rispondo, sì. Giuro, e come dice, chiudo io definitivamente. Prima parlava dei posti di lavoro persi o potenzialmente persi per causa della tecnologia. Il problema è la transizione, il rischio c'è, che qualche danno sociale ci sia e ci sarà è abbastanza prevedibile. Ed è questo il motivo per cui io non dico dobbiamo mandare tutti i nostri figli a fare corsi STEM, perché lì tanto c'è il lavoro, perché tanto tra uno STEM mediocre e un computer prendo sempre il computer. Allora, il tema è far sì che le persone possano intraprendere una strada partendo da qualcosa che è legato alla loro passione, ma dovendo comunque avere l'apertura mentale di diventare multidisciplinari. Quindi anche l'umanista deve avere un modo di ragionare che è vicino a quello dello STEM e viceversa. Questo è un po' il concetto. Allora, per rispondere, quello che diceva Fausto è molto importante, perché noi quando ci presentiamo e quando scegliamo i candidati dobbiamo trovare quei punti di contatto, quei punti di sintonia a livello di cultura e valori che sono il presupposto perché la relazione professionale poi funzioni bene. Quindi se sono un'azienda che cerca audacia, devo cercare persone audaci, perché io dentro di me devo dimostrare che sono un'organizzazione audace e così via. Allora, queste sintonie sono fondamentali nel processo di selezione. La tecnologia ci aiuta a trovare questi, come dire, tratti delle personalità, ci può aiutare perché se noi istruiamo gli algoritmi a elaborare dati di test di qualsiasi tipo, per esempio, riesco a interpretare il candidato anche da questo punto di vista. Poi ci sono ovviamente anche i colloqui di selezione, insomma sono varie fasi in cui queste cose le posso verificare, però la tecnologia può aiutare, sicuramente sì, perché comunque ricordiamoci bene che un algoritmo ben fatto, quindi testato, allenato e ben fatto, ha molti meno bias di me. Io ho più bias nell'algoritmo e comunque i miei bias non li conosco e non li governo. L'algoritmo lo posso correggere nel momento in cui mi rendo conto che commette degli errori. Quindi questo per l'aspetto, come dire, legato alle soft skill, ai comportamenti, ma soprattutto a cultura e valori. Poi se devo dire cosa cerco io nei candidati, al di là del fatto che io stia assumendo un livello impiegatizio, un quadro, un dirigente, uno scienziato, qualsiasi figura, quello su cui noi ci stiamo concentrando negli ultimi anni è soprattutto l'indice di alfabetismo funzionale. La cosa fondamentale per, dal nostro punto di vista, per le persone, per essere, come dire, di successo nella nostra organizzazione, ma in generale ovunque, è la capacità comunque di pensare riconoscendo dati, fatti, opinioni e costruire pensiero originale. Queste sono le cose che consentono alle persone di evolvere, perché come diciamo adesso i mestieri
diventano immediatamente vecchi. Se una persona oggi sa fare una cosa, domani quella cosa lì non serve più, probabilmente è fatta allo stesso modo. Questo percorso richiede da parte di tutti noi la capacità di adattarci, di evolvere, di apprendere nel tempo continuamente. E questo noi lo abbiamo tradotto con l'alfabetismo funzionale, che è, per quanto riguarda, come dire, l'entry level, qualcosa che chiediamo a tutti. Poi, se a questo aggiungiamo una capacità di pensiero originale, quella persona probabilmente ha anche la possibilità di crescere e fare un certo tipo di carriera. Non siamo tutti uguali, non tutti dobbiamo fare carriera, però tutti dobbiamo avere una capacità di pensare, se mi consentite, visto da dove arrivo, col metodo scientifico. Questo è un po' l'elemento fondamentale. Grazie, grazie per la chiusa anche, quindi, visto che a lei toccava l'ultima parola. Io ringrazio infinitamente Marco Monga, Massimo Giannini e Fausto Fusco per aver partecipato a questa tavola rotonda del nostro HR Forum. Grazie per il vostro contributo. Grazie.